prima di morire la nostra sorella Serafina. Lei ha avuto la grazia di riconciliarsi con il Signore. Perché sono riuscito ad andare a casa sua a confessarla e dare il sacramento degli inferni. Ah, per voi non ci facciamo caso di questo. Ah, ma cosa c'è di particolare? Sai che non c'è cosa particolare. Ma com'è bello partire da questo mondo riconciliato con Dio? Com'è bello partire da questo mondo già? Sei a posto, hai il biglietto, hai il passaporto, soltanto devi consegnare. Vieni, ecco il mio passaporto. Quello che ha detto il passaporto, guarda, a via, e la fotografia del passaporto, te ne puoi andare. Ma se non abbiamo questo, come non ci possiamo presentare davanti a Dio? E noi dobbiamo pensare, a chi sei la mia vita, faccio come la voglio io, bravo! È vero che la tua vita è tua, ma ricordati che la tua vita è un prestito e da questo prestito Dio vuole interesse. Non è che facciamo poi il Signore dai amore di Dio, perciò che non mi vedi se mia, ecco, mi si sotto questo
innanzitutto per la nostra preghiera personale. Scusatemi, quante minuti per fare un caffè? Quanti minuti? 5 minuti? Che quando ci svegliamo la mattina un primo pensiero è fare caffè. Invece perché che sia il primo pensiero al caffè, allora a letto stesso, appena ci svegliamo, ci facciamo il segno della croce, diciamo il Padre nostro, Ave Maria, e implora il Padre, chiedendo a Dio di benedire la vita in noi, la nostra famiglia e la nostra giornata. E così anche la sera, dopo che noi abbiamo spento la televisione, ci facciamo il segno della croce, diciamo Padre nostro, Ave Maria e in gloria al Padre, e chiediamo il perdono di Dio per la giornata passata che non abbiamo fatto la sua volontà. E non dimenticare di